Non interrompere l'iter per realizzare la pista ciclopedonale a un metro e mezzo dai binari della ferrovia dismessa Fano Urbino. Lo ribadiscono i membri delle associazioni Fiab Marche e Fano Forbici, ora sostenuti da oltre mille firme, grazie alla petizione rivolta alla Regione Marche, lanciata circa due settimane fa sulla piattaforma Change.org ed ora dichiarata conclusa con ottimi risultati. M mille, quasi cento e firmatari della nostra petizione, una petizione che è nata proprio per dare spinta alla, eh, alla richiesta di non interrompere l'iter della eh, ciclovia eh, Fano Urbino come già pensata eh, negli, anni, negli anni precedenti dall'amministrazione regionale. Questo diciamo, voto o firme sono trasversali nel senso che abbiamo visto all'interno oltre alla presenza di eh, vari amministratori locali, in particolare la presenza di associazioni, associazioni ambientaliste volontariato. La petizione ha poi continuato il presidente di Forbici Fano Gianni Collina ha rimesso al centro della discussione il tema della mobilità sostenibile ed ha evidenziato che l'infrastruttura ciclopedonale essendo un percorso pieno di attrazioni ambientali e culturali può rappresentare anche una grande opportunità di crescita economica per tutta la valle del Metauro oltre ad evitare un ulteriore consumo di suolo visto che la pista ciclopedonale può essere posizionata a ridosso del percorso ferrato e non sopra o al posto di quest'ultimo. La ciclovia lungo la ferrovia Fanurbino non la distrugge affatto, anzi è una garanzia per il futuro. Questa ciclovia che congiunge la costa all'entroterra, tra l'altro, porterebbe cicloturisti nel circuito appena presentato dell'Appennino Alto Marchigiano. Nove comuni si sono impegnati a investire in questo settore per cui sarebbero facilitati nel loro interno se arrivassero dalla costa questi turisti in bicicletta, tra l'altro anche elettrica. Quindi l'altro concetto è questo, molti pensano che sia faticoso, difficile, impossibile percorrere lunghe distanze, a parte che non è vero neanche con la bici. Normale, ma quella pedata assistita sta alleviando il disagio, la fatica e sta ampliando gli orizzonti. Ci preme ecco, che, che venga attuata questa, questa ciclovia a fianco all'ex uh, ferrovia perché ecco, mh, ci servirebbe moltissimo, penso, penso al Guadagno, la sicurezza dei ciclisti e anche dei pedoni, potrebbe essere non solo un fatto puramente diciamo, ludico, ma anche un fatto, chi è che si sposta per andare al lavoro, ehm, per motivi di, altri motivi, insomma, non, quindi l'utilizzo di questo, questo corridoio è molteplice, insomma, non è legato solo a un fatto puramente sportivo o di appassionati della bicicletta.